delle politiche abitative. Il comune di Fano interviene a sostegno delle politiche abitative. Il 15 giugno scorso è stato firmato un accordo con 4 associazioni dei proprietari immobiliari e 3 sindacati degli inquilini per i contratti di locazione a canone concordato. L'intervento segue quello stipulato nel 2019 e va incontro alle persone in difficoltà. Infatti è stato registrato un aumento di sfratti e inadempienza anche a causa della situazione complicata che stiamo vivendo, fatta di emergenze e di rincari. Questo è uno strumento molto importante perché è un aiuto al tema del caro casa, che sappiamo che è sempre in emergenza ed è un modo, anche in un momento come quello che dovremmo affrontare con l'aumento del caro energie, con tutti quegli elementi che portano a rendere sempre più costosa la gestione della casa, questo diventa uno strumento importante. Fano ha uno storico significativo, numeri importanti, e qui mi sento di dire un grazie ai proprietari, alle associazioni dei proprietari e dei piccoli proprietari e alle associazioni degli inquilini, delle varie sindacati, per questo rinnovato accordo che per noi diventa uno strumento importante a disposizione delle persone. Logicamente questo accordo prevede diverse agevolazioni, quali sono nel dettaglio? Allora, l'accordo per la stipula dei contratti a canone agevolato prevede agevolazioni per i proprietari che sono puramente di carattere fiscale, in quanto ci sarà l'applicazione di una aliquota ridotta per l'IMU, quindi un 25% in meno dell'aliquota fissata dal Comune, riconosciuta dal Comune, e un ulteriore sconto del 25% da parte dello Stato, quindi sostanzialmente l'aliquota IMU si riduce del 50%. Inoltre, per i contratti di questo tipo, l'IRPEF, cioè la tassazione dei redditi, può essere esercitata tramite l'opzione della cedolare secca con un'aliquota particolarmente agevolata del 10%. Quindi queste sono le agevolazioni per i proprietari. Per gli inquilini ci sono altre agevolazioni solo dipendenti dalle fasce di reddito, quindi per redditi particolarmente bassi c'è una riduzione di quasi 600 euro l'anno, quindi detrazione fiscale, e mentre per una fascia superiore, non elevata ovviamente, c'è una riduzione dell'imposta fiscale di quasi 300 euro. Assessore, quanti contratti sono stati stipulati nell'ultimo triennio? È un trend in crescita, comunque ci si attesta intorno ai 360 dello scorso anno, e i dati di quest'anno dimostrano comunque che questo strumento è utilizzato e è sempre più conosciuto. Ricordiamo che i locatari che decidono di perseguire la strada del canone concordato e che rientrano nei parametri possono avere uno sgravio dell'IMU del 7% rispetto al 10% e un ulteriore sgravio che li porta ad avere un'aliquota IMU del 5,25 se il locatario prende anche la residenza nel loro immobile. Questo è utile sia per andare incontro comunque alla necessità di abitazioni a canoni appunto calmierati per le tante persone che ne hanno bisogno, e può essere anche una risposta importante e interessante per la desertificazione di alcune aree della nostra città. Molti appartamenti sono sfitti anche in centro storico. Dove è possibile reperire informazioni? Sul sito del Comune di Fano, sul settore tributi, ma in home page c'è proprio un bottone nel quale sarà possibile avere tutti i riferimenti, tutte le informazioni per scegliere questa opportunità e contattare le associazioni che si occuperanno poi di seguire tutto l'iter per procedere.